imparerai ad evitare guai. Basta un po' di fantasia e come per magia, insieme a tutti noi, tu verrai via. Ogni giorno novità, scopritelo anche voi. Qua giù è sempre così, noi vi aspettiamo qui. Il fantastico mondo di Richard Scarry. Dennis al campeggio. Secondo te come sarà questo raduno, amico? Secondo me ci sarà da divertirsi un mondo. Ehi, Dennis, perché hai quella faccia triste? Io non voglio andare al raduno, voglio tornarmene a casa mia. Dici così perché è la prima volta che ci vieni. Scommetto che l'esperienza ti piacerà, come è piaciuta a noi due. Sarà un vero spasso, Dennis, vedrai. Ho il presentimento che succederà qualcosa di brutto. E cosa potrebbe accadere? Potrebbe piovere a dirotto e io prenderei il raffreddore. Invece non pioverà, non c'è nemmeno una nuvola in cielo. E poi non avremo neanche il tempo di prendere il raffreddore. Beh, gli altri ragazzi potrebbero trovarmi antipatico. Perché? A noi stai simpatico. Ma io sono una frana negli sport. Puoi impegnarti e migliorare. Oh, non lo so. Domani ci aspetta una giornata molto pesante. Faremo una corsa ad ostacoli e una gara in canoa. Quindi è meglio andare a letto presto. Una corsa ad ostacoli? Oh, povero me. Che cos'è questo rumore? È solo un gufo. Sono sicuro che non riuscirò a chiudere occhio. Prendi il mio peluche, vedrai che ti terrà un po' di compagnia. Con lui riuscirai a dormire per tutta la notte, funziona sempre. Io voglio tornarmene a casa mia. Sofia, Batuffolina, Kenny, Linny, Sandrino, Zigozago. Dennis, qualcosa non va. Non sarei mai dovuto venire al raduno. Se qui ti senti tanto infelice, chiamo i tuoi genitori, così ti possono portare a casa. Dici sul serio? Grandioso! Ho già lo zaino pronto. Prima disputiamo la corsa ad ostacoli e la gara in canoa e poi decidiamo il da farsi. Dennis, ragazzi, sei in squadra con noi? Siete tutti pronti, scout? Prendi la mia gamba, amico. Ecco, adesso puoi mollare la presa. Su, coraggio, puoi farcela. È uno scherzo da ragazzi e poi ti aiuteremo. Sicuro, sei nella nostra squadra. Ai, che male. Dobbiamo sbrigarci. Sì, l'ostacolo più divertente della corsa. Il più difficile, vuoi dire? Come hanno fatto ad arrivare fin lassù? È molto alto, non è un salto semplice. Dai, che puoi farcela, coraggio! Bravo! Su, corriamo! Siamo arrivati ultimi, ragazzi. Non so cosa dire, è tutta colpa mia. Non importa chi arriva primo o ultimo, l'importante è riuscire a tagliare il traguardo. E ora dobbiamo fare la gara in canoa. Io non so nemmeno remare. Ragazzi, formate le squadre e scegliete la vostra canoa. Siamo pronti, capitano. Coraggio, Dennis, sbrigati, tu sei nella nostra squadra. No, grazie, non voglio venire con voi. Vado ad aspettarvi nel bungalow. Ma Dennis, non puoi fare così, abbiamo bisogno di te. Oh, aiuto, siamo nei guai. Tiriamo da questa parte. Guarda. Io manovro la canoa, tu invece rema, zico zago. Ci picchia, ce la siamo vista brutta. Ottimo lavoro, capitano.
lascio. Guardate! Oh, restate calmi, niente paura, ragazzi! Aiuto! 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 Oh, oh, ci sono guai. Lo sapevo che sarebbe successo qualcosa di brutto. Una corda! Proprio quello che mi serve! State pronti, amici? Prendete! Al volo! Dennis, hai salvato la situazione! Hai salvato noi, questo è poco ma sicuro! Sono stato bravo, non è vero? Bravo! Scusa, dove hai trovato questa corda? Ah, l'ho presa dal percorso ad ostacoli. Ehi, sono riuscito a scavalcare la parete e non ho avuto paura. Per fortuna sei nella nostra squadra. Dennis, sono molto orgogliosa di te. E adesso andiamo a fare merenda. Vado a telefonare ai tuoi genitori se vuoi. Beh, veramente ci ho ripensato, Poppy. Non credo che sia più necessario adesso. Non avevi detto che volevi andartene? Non vuoi tornartene a casa, non è vero? No, non voglio più andarmene. Stare al campo mi piace. Ho scoperto che posso fare qualunque cosa se mi metto d'impegno. Anch'io lo so. Oh, quanti rifiuti! Aspetta, non buttarli. Possono essere riciclati. E che cos'è il riciclaggio, Giustino aggiusta tutto? Col riciclaggio molte cose usate riutilizzerai. Trasforma quel che butti via, è quasi una magia. Separiamo carta, vetro e plastica, basta solo un po' di buona volontà. E se hai una lattina con le altre va. Il vetro usato, quante nuove bottiglie farà. La carta ripulita sarà, e poi fogli, buste, libri diventerà. E se ricicli la plastica, ci puoi fare un sacco di roba fantastica. Col riciclaggio, il mondo più pulito sarà. Vieni, Zico Zago, andiamo a cercare altre cose da riciclare. Regalo di nozze. Konnichiwa, benvenuti nell'antico Giappone. Oggi vi racconto la storia di un piccolo villaggio impegnato nei preparativi di un matrimonio. Aspettate, vi aiuto anch'io. Vi presento il signor Origami e sua nipote che si sposerà oggi. Da qua sono prontissimo. Oh, oh, ce la faccio, l'ho preso. Oh, oh. Purtroppo il signor Origami è un povero contadino. Non ha denaro per acquistare un regalo a sua nipote e quindi vuole collaborare almeno all'organizzazione del matrimonio. Per favore, voglio aiutarvi anch'io, figliuolo. Lascia il sacco, è troppo pesante per te. Niente affatto, è troppo pesante per te, figliuolo. No. Carissimo nonno Origami, se ci tieni a darci una mano per le nozze, perché non vai ad aiutare mamma maiale a preparare il pranzo? Buona idea! Sono un cuoco eccezionale io. Avrà sicuramente bisogno di assistenza. Ciao, Origami! Ciao! Sono qui per darti una mano. Io sono un mago in cucina. Se vuoi renderti utile, perché non aiuti i musicisti ad esercitarsi un po'? Hai ragione, cara figliuola. In effetti sono anche un eccezionale musicista. Origami, capisco che tu voglia aiutarci nei preparativi delle nozze di tua nipote, ma ho già formato il gruppo di musicisti. Perché non vai a dare manforte a quelli che scaricano il riso? Non ho un regalo da dare a mia nipote e non posso nemmeno rendermi utile. Che cosa faccio adesso? Ma chi sta piangendo?
Nipote adorata, parla, perché sei così afflitta? Oggi è il giorno del tuo matrimonio. Oh, nonno, non puoi immaginare quanto sia felice di sposarmi e quanto sia grata a coloro che si impegnano perché questa giornata diventi speciale. Vorrei solo che il giardino fosse pieno di bellissimi airoli e di fiori meravigliosi. Oh, allora sì che il mio matrimonio sarebbe bellissimo. E mio marito e io non abbiamo nemmeno un mezzo di trasporto per andare in viaggio di nozze. Non piangere più adesso, nipotina mia. Penso che potrò aiutarti. Chiederò al signore delle nostre terre se è disposto a farci qualche elargizione. Magari un palanchino e degli addobbi per le nozze. Lo shogun Kyushu è un uomo generoso. Oh. Alto là! Sono qui per chiedere udienza con lo shogun. Ha già un appuntamento? No, ma devo esporgli un problema. Anch'io ho un problema. L'elmetto che ho sul capo. Ho perso il mio cimiero e ho dovuto prenderne uno in prestito da un collega, ma purtroppo mi va grande. O forse è la mia testa che è troppo piccola. Deve essere questo il mio problema. Devo escogitare un modo per incontrare lo shogun Kyushu. C'è qualche problema? Beh, sì. Non riesco a scavalcare questo muro. Mi può dare una mano? Ma certamente. Oh. Grazie di cuore, caro. Non c'è di che. Immagino che questo significhi che non posso vedere lo shogun. Esatto. Temo che non risolverai il suo problema. Cos'è quella roba? Cianfrusaglie che il governatore ha deciso di buttare. Questa carta è meravigliosa. Posso prenderla? Si accomodi. Posso prendere anche il filo? Va bene, lo prenda pure. Cosa se ne farà di tutta questa roba? Realizzerò il più bel regalo che esista per il matrimonio di mia nipote. Ah, ho risolto il mio problema. Non credo ai miei occhi, il mio sogno si è avverato, i cigni che nuotano. E tutti questi meravigliosi fiori colorati e gli aironi in volo. Un attimo, ma chi ha realizzato tutto ciò? Felicitazioni per il tuo matrimonio. Oh, nonnino! Cara! Questo è il regalo di nozze più bello che potessi desiderare. Non ho mai visto nulla di tanto straordinario. Guardie! Sì, Shogun Kyushu. Il mio palanchino. Che maestrello! È eccezionale. È davvero meraviglioso. Guardate, Shogun Kyushu. È proprio magnifico. Davvero stupendo. Che opere eccezionali. Non c'è male. Signore, quel fiore è vero. Oh. Chi è l'autore di queste fantastiche creazioni di carta? Sono io, Shogun Kyushu. Ho utilizzato la carta colorata e il filo che aveva buttato per realizzare questi doni. Complimenti, lei è un genio. Come si chiamano? Veramente non lo so. Sono origami. Propongo che vengano chiamati origami come te. La prego, mi mostri come realizzare gli origami. Verrà lautamente ricompensato. Mia nipote e il suo sposo potranno recarsi in viaggio di nozze col suo palanchino? Certamente. Evviva lo Shogun Kyushu! Evviva lo Shogun Kyushu! Allora, per cominciare si prende un foglio e si piega a metà. Poi si prende l'angolo e si piega. E fu così che gli origami divennero parte dell'arte giapponese. E ancora oggi la gente si diverte a realizzarli. Stai attento! Sto malissimo, non mi sento bene. Avrei bisogno di tanti liquidi e di tanto ripofo. In inverno, quando tanto freddo fa, si prende il raffreddore con facilità. Il naso chiuso ti fa fare tanti acci. Se vuoi guarire in fretta devi fare così. Devi riposare, quindi a letto stai. Non puoi fare le cose che di solito fai. Bevi molta acqua, che bene ti fa. E anche la minestra calda che la mamma ti dà. Prendi sempre le tue medicine e la tua tosse passerà. Copri la bocca se starnutirai, dai! O i tuoi germi agli altri tu passerai. Dopo qualche giorno certo guarirai, però queste istruzioni non
scordare mai. Credo che sia meglio fare un bel pivolino. Aggiusta tutto, diventa papà. Ecco perché la macchina non funziona. C'era una palla. E adesso andiamo a casa dalla mia mogliettina. Ah, quanto mi piace il mio lavoro. Ciao, ciao, tesoro. Il tuo maritino è tornato a casa. Ciao, caro. Ho una bella sorpresa per te. Ah, sì? Hai comprato un libro nuovo? Quando si aspetta un bambino, manuale pratico per giovani genitori. Non ho nessuna voglia di leggere un libro sui bambini. Beh, sono sicura che cambierai idea quando ti avrò detto che ne aspettiamo uno. Un bambino allieterà la nostra casa. Yahoo! Per fortuna non ho buttato i miei vecchi giocattoli. Brum brum. Hanno bisogno di un'aggiustatina. A proposito, beh, certo, se c'è un bambino in arrivo, devo preparargli una bella cameretta. Vediamo un po'. Avremo bisogno di un fasciatoio, una sedia a dondolo, una giostrina. Ehi, avete saputo anche voi la bella notizia? La signora e il signor Aggiustatutto stanno per avere un bambino. Stanno per andare in Trentino? E perché mai? Ma no, che cosa ha capito, papagatto? Mia moglie e io aspettiamo un bambino e io gli costruirò la cameretta più bella del mondo. Le mie congratulazioni. Ricordo ancora la felicità mia di mamma bottega quando è nato Sandrino e poi Sally. Anch'io ero felice quando sono nati. Anch'io ero felice. Anch'io ero felice. Aspettare un bambino è un evento pieno di sorprese. Potresti avere dei gemelli oppure dei trigemini. Che cosa sono i trigemini? Si chiamano trigemini quando nascono tre bambini. Ha detto tre bambini. Come dico sempre, io i bambini non sono mai troppi. Oh, allora è meglio che compri altre tavole di legno, altre assi, tubazioni e delle maniglie e bastoni per le tende, davanzali per le finestre, telai per le porte. E voilà! Giustino aggiusta tutto! Signora aggiusta tutto! Siete in casa! Ciao a tutti, ragazzi! Pensavamo che per il bambino avrebbe costruito una cameretta, non una casetta. Quel che vedete non è che l'inizio. Avreste voglia di aiutarmi a costruire il resto? Oh, sì, molto volentieri. Allora vi serviranno degli abiti da lavoro. Se mamma e papà avessero un altro bambino, chiederei loro di costruire una casetta come questa anche a casa nostra. Così poi quando piove possiamo giocare dentro anche stando fuori. Signor Giustino, il bambino nasce oggi. Oh no, Sally, no, bisogna avere molta pazienza. Prima dovrà stare nel pancione di mia moglie per crescere un po'. Ma la signora non ha un pancione abbastanza grande per farci stare dentro un bambino. Beh, in realtà la pancia le crescerà insieme al bambino. Credo che le diventerà più o meno grande così. Davvero? Non sapevo che i bambini diventassero così grandi. Oh, mamma mia! Oh. Il bambino sta scalciando! Ma è impossibile! Come fa a dare calci se non è nato? Oh, no, non hai capito! Intendevo dire che il piccolo si sta muovendo nella mia pancia! Vuoi venire a sentire come si muove? Caspita, che forza! E perché fa tutti questi movimenti? Beh, perché vuole cambiare posizione. E voilà! Ecco fatto! È davvero graziosa! Sei stato molto bravo, tesoro! In onore del bellissimo bambino che nascerà! Panetteria, negozio di ferramenta e fruttivendolo! Abbiamo fatto tutte le commissioni, cara! Temo che alla nostra lista si aggiungerà un'altra cosa da fare. Ah sì? E che cosa? È arrivato il momento, dobbiamo andare. No, non ancora, il semaforo è rosso. Cosa hai capito? Intendevo dire che è il momento che nasca il bambino. Che cosa? Il bambino? Vuoi dire qui? Adesso? Ma dove dobbiamo andare allora? Devi portarmi all'ospedale, tesoro. Stai tranquillo, non c'è fretta. Ricevuto. Oh,
Infermiera, siamo arrivati! È ora! Non crede di aver dimenticato qualcosa, signor Giustino? Oh no, ho anche la scatola degli attrezzi! Bene, potrebbe tornarle utile. Ma dov'è la signora aggiustatutto? Ops! Signor Giustino! E ora pensiamo a preparare tutto per il parto. Oh, mamma mia, com'è carino! Il nostro figlioletto assomiglia tutto a te, papà Giustino. Aspetta, guarda cosa hai in mano. Questo si chiama martello. Credo sia ancora troppo presto per insegnargli queste cose. Oh, non ho mai visto un volpacchiotto tanto bello. Zico Zago e io gli insegneremo ad andare in bici e ad arrampicarsi sugli alberi. Non immagini quanto mi abbia resa felice questo bambino. E ora che abbiamo queste culle vuote, sarà il caso di pensare a riempirle facendo altri due volpacchiotti, non ti pare? Certo, mi sembra un'ottima idea, signora Giustatutto.